Lo stacco. Avvantaggiano Rai AB e Rai Nigno. Rai Nigno che insiste e passa poco prima del paletto dei 200 iniziali in 14, mentre è scattata la squalifica per Regina Prinzi, prima curva con in vantaggio Rai Nigno davanti a Rai AB, poi Runara in terza posizione davanti a Red Arrow Font. Quelli che si presentano al passaggio di fronte alle tribune, Rai Nigno, Raya, poi Runara, Red Arrow Font, ancora Riz B che sposta all'esterno, lo segue Re Romano Bibo, ancora Ranger B al largo di Real Desire, chiudono in coppia Real Thing e Recuerdo, 600 in 45-6. Prova a risalire Riz B, lo anticipa Runara, intanto Rai Nigno approda al paletto degli 800 iniziali in 1-1,5. Completata anche la seconda curva con Rai Nigno sempre in vantaggio davanti a Rai AB, Runara che torna ad affacciarsi al largo dopo aver parcheggiato in anticipo su Riz B, guadagna lungo la corda Red Arrow Font, a contatto c'è anche Re Romano Bibo, 1:16,5 il chilometro iniziale di Rai Nigno che l'ha messa giù pesa e Riz B fa fatica a risalire, a questo punto viene via in terza Riz B. Intanto c'è un 14-7 per la retta opposta alle tribune, Rai Nigno in vantaggio, poi Rai AB, Runara al largo, in terza Riz B, ingresso della retta di arrivo con Rai Nigno in vantaggio, Riz B che si lancia a centropista, poi Re Romano Bibo, Runara, Rai Nigno al comando, Riz B che ci prova, Red Arrow di dentro, le battute conclusive e sul palo, vediamo Re Romano Bibo. E poi Red Arrow e Riz in linea, e dopo il palo Re Romano Bibo sbaglia, ma importante era arrivare di trotto sul filo, e lui ci è riuscito, vince probabilmente Re Romano Bibo con Enrico Bellei, training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Stecca. Vediamo le battute finali, Rai Nigno di dentro scatta Red Arrow Font, a largo ci sono, e li vedremo tra pochi istanti, Riz B e Re Romano Bibo. Vediamo sul filo. Direi Re Romano e poi forse Riz su Red Arrow, ma qui l'arrivo un po' più stretto. Direi Riz, direi 10-9-6. E comunque la vittoria per Re Romano Bibo e Enrico Bellei. La quota 3:45, il tempo al chilometro dovrebbe essere nell'ordine dell'1:16 e pochissimi spiccioli, 16:1, 16:2, almeno per quanto ho preso io col cronometro.